Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi trovo sotto le pendici di Monte Sant'Elia. Quella che vedete lassù è Rocca Forzata, a destra Faggiano, a sinistra San Giorgio. Bene, mi trovo in quello che doveva essere e poteva essere il più grande parco archeologico della provincia di Taranto, uno dei maggiori in Puglia. Ovviamente qui sono stati spesi tanti di quei soldi e soldi che sono andati persi. Basta pensare che direttamente tutta questa inferriata era appunto, circoscriveva un po' tutto il parco. Adesso cercherò di essere il più esaustivo possibile, ci faremo direttamente una passeggiata. Nel frattempo, finché non arriviamo su quelle che devono essere appunto la biglietteria e quant'altro, d'accordo, vi spiego innanzitutto che cos'è questo sito. Appunto, noi ci troviamo, ecco qui ancora c'erano delle fioriere che sono state direttamente divelte, prese e vendute, d'accordo, tutto questo c'era un'inferriata, d'accordo? Allora, questo sito che cos'è? Siamo sulle prime alture appunto della sotto San Giorgio. In antico qui c'erano appunto un villaggio direttamente indigeno, Iapigio, quando direttamente è stata fondata Taranto con i greci della Magna Grecia appunto. Noi ci troviamo dritto dritto direttamente su Taranto, quassù su queste pendici, ovviamente nella cosiddetta Cora Tarantina, diciamo così, nella Taranto antica, quassù c'era un presidio, ovviamente per quello che concerne, diciamo così, le attività belliche contro i messapi. Allora, su queste alture, ovviamente, guardate in questa maniera, c'era appunto un villaggio, cioè una cittadina, d'accordo, che era l'espansione di Taranto nei confronti dei messapi. Bene, mentre appunto passavano i cavi direttamente di una nota rete telefonica, sono venuti alla luce direttamente, ma già si sapeva perché in effetti tombe sono sempre state fatte, profanate in questa zona, ecco qui vediamo le fioriere che devono essere fioriere. Queste devono essere le che sto percorrendo io, devono essere appunto la strada d'accesso al parco, dico appunto uno dei maggiori parchi di Puglia, in uno scenario mozzafiato, perché da quassù adesso che arriveremo vi farò vedere direttamente Taranto come si vede, d'accordo? Mi soffermo un attimo per farvi vedere, vi dico in anticipo lassù dove ci sono quelle grate, cercherò di fare, ecco qui, quella è la necropoli, poi eventualmente mi soffermerò ancora maggiormente. Sto facendo appunto la strada, queste erano le fioriere, sono state spese, adesso non rammento nemmeno più la cifra, ma centinaia e centinaia di milioni di euro, d'accordo, per preservare, valorizzare e farlo diventare fruibile uno dei parchi che poteva dare lustro direttamente a Taranto e alla sua provincia e non solo, diciamo anche alla Puglia. Era tutto preparato, ovviamente io l'ho visto, diciamo così, finito, d'accordo, c'era perfino la biglietteria, perfino direttamente i servizi igienici, poi alla fine è caduto in un qualcosa di deplorevole che adesso andremo a vedere. Questa era la strada di accesso, sto continuando a farla, dove in questo si vede direttamente tutto l'incuria. Inizio a farvi vedere direttamente la vallata, ecco qui, la vallata è questa, in fondo è Taranto, qui a sinistra appunto Faggiano, su in monte abbiamo appunto c'è un po' di affanno, abbiamo appunto Rocca Forzata. Benissimo, stiamo facendo ancora appunto la strada che porta direttamente
all'ingresso del botteghino, e ecco, questa era la strada, eccolo qui, lo sto ripercorrendo, sono cresciuti direttamente i rovi e quant'altro, io vado sempre avanti, ecco qui abbiamo la pavimentazione d'ingresso al parco, rammento, parco di Monte Sant'Elia, ci troviamo appunto sotto Rocca Forzata fra Faggiano e San Giorgio. Questo è il simbolo del parco, è un frantoio ipogeo antichissimo, risale alcuni pezzi, adesso poi scenderò dentro, al periodo magno-greco. Vi faccio vedere direttamente come doveva essere appunto questo il centro d'accoglienza. In questo momento l'unica cosa pregevole sono queste piante di capperi, d'accordo? Benissimo. Vi faccio vedere quelle che devono essere appunto le... Ecco qui, questo doveva essere il banco di... per quanto concerne l'accoglienza dei turisti, hanno sfilato tutto, perfino i fili, ecco qui lo vediamo, hanno divelto perfino i mattoni, questo era l'ambiente dove si dovevano accogliere i turisti, d'accordo? Tutto scavato nella pietra, dicevo, il simbolo del parco è appunto questo frantoio ipogeo, che è qualcosa di incredibile. Basti pensare che la soprintendenza ha speso un sacco di soldi, anche perché fece direttamente un'opera multimediale, fece appunto un DVD, dove alla fine anche le tombe che sono state trovate, poi le vedremo, sulle necropoli, ovviamente furono portate queste, diciamo così, resti umani all'ufficio direttamente di Bari, di patologia, per studiare, diciamo così, questi. Ecco, sto scendendo giù, adesso vi faccio vedere in quale condizione, ecco qua, i tubi sono stati presi direttamente, i fili direttamente dalla corrente, sono stati presi i vetri, d'accordo? Ecco qui, questa è la prima... C'era una grata per camminare, ecco qui, signori, guardate che meraviglia. Questo è il primo vano dell'ipogeo, eccolo qui, d'accordo? Ecco, questo era il simbolo direttamente del parco. Ecco l'ipogeo, questo è il primo vano. Stavo per cadere, non sono caduto, perdonate perché sto in diretta. Ecco, ve lo faccio vedere. Era un'attività produttiva in questa maniera, ovviamente questo messo, ecco, in questa maniera, in, ecco così, eccolo, questo è il lucernaio, benissimo, però di questi il territorio ne è pieno, appunto sono un frantoio ipogeo. Mentre adesso stiamo andando, spero di non cadere, stiamo andando da quello che era il frantoio ipogeo medioevale al frantoio, diciamo così, all'ipogeo di carattere greco. Sto scendendo, spero di non cadere, eccomi qua, benissimo, sono arrivato, non ho con me delle torce, non ho con me... niente, spero direttamente che io possa farvi vedere. Questo invece è l'ambiente, diciamo così, ma non si vede, l'ambiente bagno greco, d'accordo? Qui c'è il foro di areazione, nonché di luminosità, basta vedere direttamente che tutta la parete è stata, diciamo così, restaurata. Si vede ben poco, non c'ho delle luci, ma ci ritornerò per farvelo vedere. Questo è l'ambiente magno greco. Ecco, inizio a risalire gradini appunto della Magna Grecia, d'accordo?
Per coloro che si stanno mettendo in contatto in questo momento, mi trovo appunto nel parco archeologico di Monte Sant'Elia. Ricade nel comune di Fraffaggiano, San Giorgio e Rocca Forzata. Signori, guardate qui, che spettacolo di Dio, d'accordo? Però dicevo, ecco, questo è un frantoio ipogeo medievale, alto medievale, costruita su un insediamento di un frantoio oliario, direttamente del periodo greco, secondo o terzo secolo avanti Cristo. Adesso sto uscendo per farvi vedere appunto che avevano realizzato perfino una passerella, d'accordo, in legno per salvaguardare le emergenze architettoniche. Non so, queste ovviamente. Questo è stato completamente bruciato perché per una speculazione hanno rimesso il tutto, ecco, hanno rimesso il tutto nel progetto di Area Vasta. Cioè il comune di quel paesino che sta lassù, ovviamente, d'accordo che sarebbe appunto Rocca Forzata, per ripristinare i luoghi che volutamente sono stati, diciamo così, distrutti per poter attingere altri quattrini. Allora, innanzitutto mi fermo per farvi vedere dove mi trovo. Quella ovviamente è Faggiano, il mare, Pulsano, Leporano, laggiù in fondo è appunto Taranto. Taranto, siamo in direzione Auchan, perché in effetti nell'antica Taranto, nella Taranto della Magna Grecia, era la porta centrale della città greca, porta Soleira, la porta del sole. Infatti la strada che porta all'Auchan portava, che era poi i romani hanno tracciato la Via Appia sulla stessa direzione, direttrice, e quella strada portava qui. Su queste alture, perché su questa struttura appunto c'era un presidio armato che era la guarnigione contro le cittadine della Messapia, fra le quali annoveriamo appunto Manduria, le guerre appunto dal Taranto di Manduria. Questa è una piccola tomba, d'accordo? Benissimo. Se noi andiamo avanti, potrei prendervi, ecco qui, manufatto, ecco questo, è un, vediamo un po', è un manufatto, vedete, d'accordo? Di un orcione, di qualcosa. Potrei prendermene tante altre, benissimo. Qui c'era il villaggio, in questa maniera, d'accordo? Il villaggio che cadeva in questa, diciamo così, in questo canyon, in questa gravina. Questi paletti, no, pezzo, ecco, possiamo arrivare, pezzi direttamente di quello che era il camminamento, d'accordo? Ecco qui ancora pezzi direttamente di manufatti, ecco, e andiamo di qua, ecco, fu bruciato volutamente, io feci degli articoli su questo insediamento, ecco qui, questo era il camminamento in legno che portava da qua giù fino a lassù, perché lassù ovviamente se noi vediamo quel reticolato, ecco, è la necropoli. Parliamo di oltre 250 tombe, però ce ne sono tante altre che non sono state ancora, diciamo, portate alla luce. Ecco qui, se noi andiamo in questa maniera. Ecco, vi faccio vedere il percorso, eccolo qui, il percorso direttamente in tutto bruciato, signore. Centinaia e centinaia di milioni di euro. Questo era il percorso che portava dalla biglietteria, ecco qua, tutto il percorso, d'accordo? Fino a su alla necropoli. Un posto sbalorditivo, dico soltanto sbalorditivo.
perché ce ne sono di altri parchi archeologici. Abbiamo Saturo, abbiamo Manduria, ma questa, guardate un po', cercherò, ecco qui, è una vallata nettamente, sono le alture di San Giorgio, appunto Monte Sant'Elia, oppure a fianco Monte Belvedere, d'accordo, da dove si vede tutta Taranto. Poteva essere il bigliettino da visita di Taranto, il biglietto da visita della Puglia che vuole riscattarsi, d'accordo? Ma questa sempre, non so per quale maledetto, non è possibile, d'accordo? Ecco qui, questo era il percorso che dalla biglietteria, dall'ambiente accoglienza turisti, accoglienza ospiti, ovviamente saliva su, tutto bruciato, 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 volutamente, ed è stato messo, ecco lì per esempio un manufatto tondo, ecco lì in quell'altra maniera, benissimo, è stato messo nel progetto di area vasta, perché questi comuni, ho un comune in particolare, senza fare nome, perché già ho avuto dei problemi, d'accordo, però vogliono attingere ulteriori finanziamenti, d'accordo, per poi sicuramente riportarlo nello stesso situazione che è oggi, d'accordo? Ecco lassù, non mi voglio arrampicare, ma ovviamente andando con la macchina su quelle inferriate vi però posso far vedere direttamente, ecco qui, faccio una zoomata, vi posso far vedere direttamente quante tombe. Su un lavoro multimediale di CD da parte della soprintendenza, mi ricordo bene che fu individuata una donna che masticava il cuoio, per questo aveva direttamente i denti fatti in una certa maniera. Un altro che era un gobbo, che aveva ricevuto direttamente sicuramente il calcio da parte di un cavallo e quant'altro. Pensate quante ricerche, pensate quanti soldi spesi, e alla fine tutto sta così alla mercé dei vandali, alla mercé di qualcosa. Qualcosa direttamente che non ci fa crescere, qualcosa che ovviamente piange. Ci fa piangere il cuore, d'accordo? Abbiamo delle ricchezze che sono incredibili, d'accordo? Qui io mi posso soffermare e farvi vedere, fra queste che sembrano delle semplici pietre, ovviamente, quanti manufatti, quante, diciamo così, parti di ceramica si possono raccogliere, d'accordo? È incredibile. D'altronde ultimamente il comune sempre di Faggiano, l'inverno prospiciente direttamente a questo luogo, fa quello che viene chiamato appunto la natività, direttamente fa il Natale e tutto il resto, d'accordo, che è diventato anche di grosso richiamo, d'accordo? Però ecco, guardate questo per esempio, guarda questo, vediamo un po', mi metto da questo lato, ecco la mano dove cazzo sta, ecco qua, è un pezzo di vaso, rosso e nero, d'accordo? Ma basta cercare qui a fianco, ce ne potrebbero stare tante altre, eccolo qui, d'accordo? È pienissimo, signori, pieno. Io onestamente volevo soltanto farvelo notare, perché il più non sanno nemmeno di cosa sto parlando, d'accordo? Questa è la gravina, perché in antico sicuramente scorreva un ruscello, qualcosa che dava acqua al villaggio, e dicevo, il villaggio nasce come un villaggio indigeno. Indigeno significa ovviamente Iapigio, stiamo parlando di 1800 anni prima di Cristo, d'accordo? Per poi susseguirsi direttamente fino all'insediamento della Magna Grecia, di Taranto. Taranto qui aveva un presidio, era appunto la parte terminale della Cora. La Cora era un po' la provincia di Taranto in antico, dove la città, il nucleo della città, era quella che noi oggi conosciamo come la città nuova, l'acropoli, come Taranto vecchia. Poi, diciamo così, tutto il fondo
diciamo così, tutta la provincia arrivava fino a sotto Crispiano, fino a sotto Lorimini, da questo lato arrivava fin appunto sotto Monte Belvedere, sotto San Giorgio, e qui, dato che c'erano delle guerre aspre contro i messapi, c'era appunto questo presidio direttamente che contro, diciamo così, i messapi. Un posto eccezionale, un posto incredibile. Laggiù ci sono altri manufatti, ovviamente andrebbe tutto ispezionato. Vi ho dato un input, venitevelo a guardare, venitevelo a vedere, perché realmente è un unicum della sua specie. Poteva andareci meglio, purtroppo, come al solito, quando parliamo direttamente di queste ricchezze, non tutti hanno la stessa sensibilità. Con questo vi faccio l'ultima panoramica e vi saluto. A presto con qualche altro servizio. Buongiorno a tutti, vi faccio l'ultima panoramica. Ok. Buongiorno a tutti!